Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchettiamo nuovamente un pacchetto di Machillaria come settimana scorsa, 2 settimane fa, non ricordo bene. Comunque ho fatto un altro bell'ordine per ordinare delle cose appunto che mi servivano per fare dei video. Quindi oggi voglio spacchettarlo insieme a voi, visto che i video, da quanto ho capito, vi piacciono. Come vi dico sempre, se ci sono dei video particolari che volete vedere, scrivetemelo nei commenti o comunque mettete mi piace ai video in cui faccio le cose che vi piacciono, così io in base ai like dei vari video che poi vado a controllare so quale tipologie di video vi piacciono di più e quali di meno. Quindi se vi piacciono i video haul, ricordatevi di spolliciare questo video così so che vi piacciono e appunto ve ne faccio di più di quanti ne facevo prima. Allora, vediamo che cosa c'è nel pacchettino di Machillaria. Come al solito troviamo le caramelline che mettono in quasi tutti i pacchetti, o credo mettano nei pacchetti che superano un tot di spesa, non ne sono sicura. C'è un bel po' di cartone, come al solito i pacchetti di Machillaria sono incartati benissimo, è un sito su cui vi consiglio di ordinare, io mi trovo veramente benissimo. E vediamo che cosa c'è qui dentro, non ricordo neanche che cosa ho preso. Prima di tutto ho preso due cose che non sono per me, ho truccato la zia di Andrea e mi ha detto devi assolutamente prendermi queste cose quando ordini appunto sul sito in cui si possono acquistare. Quindi le ho preso il Dermacol e il Wet n Wild Photo Focus Foundation, questi non sono per me, li metto subito da parte. Sono due prodotti molto carini. Il Dermacol è un fondotinta molto coprente, quasi un correttore che può essere utilizzato anche per coprire le macchie. Lei aveva delle macchioline sul viso e ho utilizzato un po' di questo e poi ci ho messo sopra il fondotinta e le macchie erano completamente scomparse. Quindi se avete questo tipo di discromia, prendete il Dermacol, attenzione a usarne veramente pochissimo perché è un fondotinta super mega coprente e super spesso. Mettete un po' di questo, poi ci mettete un altro fondotinta con coprenza medio-alta e le vostre macchie spariranno. Mi hanno mandato un campioncino di crema, questa qui si chiama God's Milk Day Cream Moisturizing. Ah, è per le pelli secche. Sono contenta perché l'ultima volta mi hanno messo tutti i campioncini, le ultime volte, anzi non l'ultima volta, mi hanno messo solo campioncini per pelle grassa, almeno questa volta riesco a provare qualcosa. Tutte le cose che vedrete qui dentro sono cose per il viso, perché c'era la promozione per il viso e quindi ho acquistato un sacco di cosine. Iniziamo da una cosa che so sarete curiosissimi di vedere all'opera, sto parlando del correttore di Make Up Revolution. Questo qui si chiama Conceal and Define. Io ho preso il colore C3, volevo prendere il C2, ma in realtà non c'era, non era disponibile. Ho detto vabbè, chi se ne frega, proviamo a prendere il C3 e vediamo che cosa succede. Ho preso anche un altro correttore di Model Zone, questo qui si chiama Cover It. E è praticamente full coverage concealer, dovrebbe essere un tubettino. Siccome io adoro Model Zone, cioè mi sono trovata bene con tutti quanti i prodotti che ho preso, che ho ordinato, ho detto ma proviamo, visto che è un correttore nuovo e sono sempre alla ricerca di correttori super mega coprenti, ho deciso di prenderlo e di provarlo. Questo qui ho dato un'occhiata su internet, dovrebbe essere il dupe c'è un correttore famosissimo di non mi ricordo quale marca, che comunque non è reperibile in Italia, ma è un correttore che ha spopolato in America. E questo qui dovrebbe essere il dupe. Sono curiosissima di provarlo e vedere che cosa succede. Ovviamente vi farò sapere di tutti questi prodotti in vari video che vedrete nelle prossime settimane. Anche di questo so che siete curiosissimi, ragazzi, sono riuscita a prenderlo sul sito di Beauty Bay, era sold out, poi ho visto che l'hanno messo anche su Machillaria, ovviamente l'ho preso. È LA Girl Pro Matte HD High Definition Longwear Matte Foundation, un nome lunghissimo. Praticamente questo qui è la versione matte del fondotinta di LA Girl, quello che avevamo provato quest'inverno, non mi ricordo quando, che è un fondotinta bellissimo per pelli secche se vi interessa. Siccome quel fondotinta ha spopolato, hanno fatto uscire anche la versione matte e a quanto se ne sente parlare in giro dovrebbe essere un fondotinta bellissimo, sono curiosissima di provarlo. Altro fondotinta, e anche di questo abbiamo provato l'altra versione qualche settimana fa, questo qui è il Revlon Color Stay, però quello per pelli da normali a secche. Siccome ho provato la versione di questo fondotinta tinta per pelli da miste a grasse, ed è un fondotinta bellissimo che rimane opaco tutto il giorno. Se avete una pelle mista grassa e cercate un fondotinta opacizzante, date un'occhiata alla versione matte del Color Stay di Revlon perché è veramente bellissimo quel fondotinta. Siccome mi è piaciuto così tanto, ho detto proviamo anche la versione quella
per peli appunto da normali a secche. Di questo qui ho preso un colore in meno, più chiaro rispetto all'altro che è un pelino più scuro, anche se andando verso l'estate magari non sarà del colore giusto per me, sperando che prenda un po' di colore, ma non ne sono sicura. E appunto il colore che ho preso è il 150 Buff. Curiosissima, cioè in realtà sono curiosissima di provare tutti questi prodotti che ho preso perché facendo le mie piccole ricerche, insomma sentendone parlare in giro, sono super mega curiosa di testare tutti questi prodotti. Se siete dei veterani qui sul mio canale sapete quanto io ami il fondotinta di Bourjois Healthy Mix Foundation, cioè l'ho nominato, non lo so, mille mila volte qui sul mio canale e non so perché non avevo mai provato questa versione, cioè stavo dietro a questo fondotinta da un sacco di tempo, ma in realtà non l'avevo mai acquistato. E questo qui è l'Healthy Mix Serum Foundation. Dovrebbe essere una specie di versione più leggera e più, diciamo, che contenga più principi, una cosa del genere, cioè adatto ad una pelle anche più matura, perché è un fondotinta misto a un siero, dovrebbe essere una cosa del genere. L'Healthy Mix Foundation è uno dei miei fondotinta top da sempre, è un fondotinta bellissimo per delle pelli secche, è luminosissimo, la coprenza è media, non è alta come può essere invece quello di LA Girl, però è davvero bellissimo, super luminoso, è adattissimo anche per delle pelli mature, segnate, che non vogliono un fondotinta che appesantisca il viso, ma al contrario che lo renda luminoso e fresco, quel fondotinta è bellissimo. Quindi incrociamo le dita e speriamo bene anche per questo qui. Credo debba essere una versione più leggera anche dell'altro. Il colore che ho preso è sempre il 52 Vanilla perché sul sito di Maghilalia non è disponibile il colore più chiaro che dovrebbe essere il 51 Light Vanilla. Anche dell'Healthy Mix Foundation non è disponibile il Light Vanilla. Piccola parentesi, Maghilalia ha messo Bourjois, sono troppo contenta perché adoro questo marchio e vorrei provare diverse cose oltre al fondotinta. Avevo provato anni fa anche la terra, quella fatta a forma di cioccolato, e anni fa mi sembrava carinissima, adesso vorrei riprovarla perché non so, magari se ho cambiato opinione, avendo la possibilità di testare tante cose, magari mi rendo conto che quella non è il massimo come pensavo tanti anni fa, oppure appunto potrei pensare le stesse cose di tanti anni fa. Parlando di terre, ho preso questa qui di Wet n Wild, che è praticamente la bronzer, si chiama semplicemente Color Icon Bronzer, e questo qui è nel colore Bikini Contest. Mi sembra anche leggermente, no, oddio, dal video sembra più arancione di come è realmente. Dovrebbe essere una terra luminosa, non di quelle opache. Questa voglio aprirla, voglio vedere com'è dentro. Non lo so, sono curiosa di provarla. È una terra satinata, ma questo già lo sapevo, per questo sono curiosa. Io utilizzo solo terre matte, invece questa qui è leggermente luminosa, non che contiene glitter, ma dovrebbe dare un bel effetto luminoso al viso, quindi sono curiosissima di provarla per vedere se sul viso ha un bel effetto oppure se diventa troppo luminoso. Sempre di Model Zone ho preso un illuminante, questo qui l'ho preso perché dovevo fare il 3x2 per avere i vari sconti, mi mancava un prodotto, ho detto che cosa ci metto adesso? Sono passata per gli illuminanti di Model Zone e ho detto vabbè, dai, aggiungiamo questo. Se riesco ad aprirlo, ve lo faccio anche vedere perché voglio vederlo anch'io. Questo qui si chiama Peach Pearl 02 e è lo Sculpt & Glow Highlighter Powder. Solo che non riesco a levare l'adesivo. E questo è l'illuminante. Dovrebbe essere a base rosata, però ho visto gli swatches su internet e sembra molto molto carino. Sì, è a base molto rosata, quindi sono curiosa di vedere una volta applicato sul viso se dà un bel effetto o se risulta troppo rosa. In realtà dagli swatches su internet appunto non sembrava così tanto rosa. Vediamo che cosa succede. Tante volte i prodotti swatchati non sono come applicati sul viso, quindi lo testerò e vi farò sapere. Altra terra, di questa ne ho sentito parlare benissimo da Tati, ho detto devo assolutamente provarla, anche perché sono una mozzarellina e adesso che arriva l'estate ho bisogno di avere quel tocco di finta abbronzatura che tutti hanno perché tutti si abbronzano facilissimamente, tranne me. Il prodotto in questione è lo Sculpt & Glow Cream to Powder Bronzer, dovrebbe essere una terra abbronzante in crema che una volta applicata diventa in realtà polvere. E a quanto pare sembra bellissima, mi sembra che lei la applichi anche con il pennello, quindi sono curiosissima. Sì, è una terra in crema. Non lo so, ragazzi, non so davvero come possa essere applicata sul viso, credetemi.
sembra una specie di versione leggera della terra liquida di L'Oreal, più o meno il colore è anche simile, quindi anche questa sono curiosissima di applicarla sul viso. Dice per un effetto naturale golden glow, quindi di abbronzatura dorata, no, glow è, oddio, come si dice, una cosa che luccica, una cosa luminosa. Adesso devo struccarmi e provare tutto quanto. No, sto scherzando, mi sono appena truccata, tutta la fatica di truccarmi. Ultimi due prodotti, ma non per importanza, sono due illuminanti di Maybelline e sono i Master Chrome. Sono sicura che ne avete sentito parlare perché tutto il mondo parla di questi illuminanti. Li ho cercati diverse volte su diversi siti, non riuscivo a trovarli reperibili qui in Italia. Quindi, quando ho visto che erano disponibili su Machillalia, erano, mi pare, anche scontati, ho detto sono miei. Tutti e due, sono miei, li devo provare. Li ho presi di due colori, appunto questo qui si chiama Master Chrome Metallic Highlighter. E uno è nel colore 10 Molten Gold e dovrebbe essere appunto quello leggermente dorato. Non so in realtà se applicato risulta troppo scuro per il mio colore di pelle, vedremo. E l'altro dovrebbe essere a base rosata e è lo 050 Molten Rose Gold e dovrebbe essere sempre una specie di rosa dorato, cioè non è un rosa freddo tipo quello di Model Zone. Sembrano molto belli, però ho paura che siano scuri per il mio colore di pelle. Non lo so, ragazzi, mi sembrano un pelino scuri. Spero di riuscire a utilizzare questi illuminanti, magari se non adesso nel periodo estivo, ma in realtà spero di riuscire ad utilizzarli tutto l'anno. E anche questi devo provarli sul viso perché sbocciati sono belli, ma appunto non so se si adattano su di me. E questo è tutto quello che c'era all'interno del pacchettino di Machillalia. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, spolliciate o iscrivetevi al canale. Se i miei video vi piacciono, condivideteli con i vostri amici, aiutatemi a far crescere il canale. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Mua! Ciao!